Bonjour ragazzi, bonjour! Non so se questo sarà il primo video che vedrete delle Maldive oppure se avrò già caricato un vlog. Penso che questo sarà il primo video che vedrete, quindi welcome! Siamo nelle Maldive, alle Maldive? Nelle Maldive? Non sono sicura, decidete voi. Questo è il panorama bellissimo, quanto amo vedere queste palme stupende! Wow ragazzi! È bellissimissimissimissimissimo! E questa è la nostra villa, la chiamano villa, sono tutto tipo delle stanze sulla spiaggia. E questa è la nostra, la numero 19. E ho chiesto che cosa significa Dilly Bolly e mi hanno detto che è un tipo di conchiglia, che sarebbe questa, perché hanno i nomi per ogni tipo di conchiglia, c'è un nome diverso e le differenziano, quindi è molto interessante questa cosa. Questo, se mi seguite da un po', perché sono stata alle Maldive 3 volte, tutte le stanze, una cosa un po' tipica, qui si cammina scalzi, praticamente una cosa molto tipica delle Maldive è camminare scalzi e ovviamente prima di entrare in camera ti pulisci i piedi con, c'è sempre dell'acqua, e con un bastoncino di legno e con mezza noce di cocco appunto per pulire i piedi. E adesso entriamo e vi faccio vedere, qui ci sono anche 2 ombrelli perché teoricamente questa dovrebbe essere la stagione delle piogge, anche se in realtà c'è un sole splendido e hanno dato sole tutta la settimana quando siamo qua, però teoricamente dovrebbe essere la stagione delle piogge, tipo la settimana prima che arrivassimo è piovuto praticamente ogni giorno, quindi noi siamo fortunati, però appunto teoricamente, quindi le mettono qui apposta. Ma adesso entriamo, non ho mai suonato il campanello ma potremmo provare. Ok, mi apro da sola. Questa è la stanza, adesso vi farò vedere tutto quanto. Lì naturalmente si esce e c'è la spiaggia e il mare, vi faccio vedere tra un po'. Qui appena entrati c'è uno specchio e vi farei vedere quasi quasi prima il bagno, ragazzi, che è stranissimo, adesso vedrete perché. Perché? Ok, bagno. Ok, niente di strano, direte, fino adesso c'è il lavandino con tutte le cosine, potrei farvi vedere, faccio vedere anche in velocità quello che mi sono portata. Qui c'è un altro lavandino con questa cascata, ma la cosa più strana e bizzarra è che siamo all'aperto, quindi c'è il bagno, vabbè che è coperto, però c'è questa tettoia e siamo all'aperto. Quella è la jacuzzi, adesso è coperta, ma ieri abbiamo fatto il bagno, bellissimo perché scende l'acqua tipo su questo canale e poi si riempie così la vasca e appunto c'è l'idromassaggio. Queste sono, vi faccio vedere le manopole in realtà per aprire l'acqua, e con la vista sulle palme, sul cielo azzurro, con le volpi volanti che sono dei pipistrelli giganteschi che si stanno nascondendo da qualche parte. Qui c'è la doccia, qui c'è il getto che viene sia dall'alto che da qua volendo. Queste sono le formiche gigantesche che sembrano quasi grilli per quanto sono grandi, che penso siano venute a bere perché prima ho fatto la doccia, quindi dovrebbe esserci un po' dell'acqua ovunque. E anche questa all'aperto, rigorosamente. Asciugamani, questi sono gli asciugamani per il mare. Queste sono le cosine che mi sono portata, crema protettiva per i capelli, ho portato anche questa che non ho ancora provato, mi avete detto in tantissimi che è pazzesca, shampoo secco, vabbè, creme, olio per i capelli, struccante, crema per i piedi, scrub per le labbra, questo è fantastico, di Too Faced, un mini profumino di Hermes, così non ho dovuto portare tutta la boccetta grande di profumo, idratante di Kiehl's, ho portato anche la crema occhi di Kiehl's che è una delle mie preferite, la Creamy Eye Treatment con avocado, e poi ho portato sempre di Kiehl's questa maschera lenitiva e idratante alla calendula e aloe. E poi questo è quanto, praticamente non ho portato tantissime cose. E poi il nostro disturbatore. E poi, vabbè, rientra. Che c'è una volpe volante. Sì, certo. In realtà è pieno, solo che non si vedono questo. Adesso no, ma poi vedrai che... Sì, no? Sì. A Eric piacciono. Sì.
Pipistrelli giganti, come fanno a piacerti? Sono carini. No, però devo dire che alcune hanno una faccina carina. Beh. Da lontano. Da lontano. Da molto lontano. Sei non so se le avete viste. Digitate volpe volante su Google. Sei l'unica che urlava su tutta l'isola. Senti, hai fatto una figura del cavolo. Pensavo fossimo da soli, invece stavano cenando tutti là. E io... Ah! Come sempre. Poi allora siamo rientrati in camera con l'aria condizionata, ragazzi, fa caldissimo, caldissimo. Allora, vabbè, qui c'è un armadio che però non so se usiamo tantissimo, con la camicia hawaiana strafiga di Eric, che avete notato, e per il resto non l'abbiamo usato. Ci sono degli accappatoi, ciabattine, anche questo infradito in realtà l'abbiamo trovato in camera. E poi qui c'è panca per la valigia. Oh, qui c'è il mio cappello, la borsa da spiaggia che in realtà non sto praticamente usando. Qui ci sono tutti i solari in questa pochette Dior. Ho portato questo di Lierac, che è un doposole, poi 50 più per il viso, che è quella colorata, infatti non mi aspettavo che fosse colorata e sono un po' arancione. E poi ho portato la crema protettiva Diego Della Palma, fattore protezione 30, ne ho due di Dior per il viso, sempre fattore protezione 30, in realtà preferisco il 50, ma basta riapplicarla un po' più spesso. E poi ne ho altre due, una di Lab Care Cosmetics, l'altra di Dermolab, che è di Deborah Milano, entrambe 50 più. Ah, e poi ho lo stick, sempre 50 più, super super importante. E poi qui ci sono altri cassetti con altre cosine, là sotto c'è la mia valigia, e quella piccola e quella grande l'ho messa là, perché quando sono in vacanza non le voglio proprio vedere le valigie, cioè svuoto tutto, non le voglio vedere, altrimenti non mi sento tanto in vacanza, le valigie devono andare via. E vi faccio vedere che cosa ho portato. Allora, qualche vestito, in realtà non ho portato tantissima roba, qualche abito, questo è un copricostume, perché tanto sono in costume tutto il giorno. Altro copricostume. Mi fa ridere che ho portato una gonna, ma non ho portato un top. E poi questi invece sono i costumi. Poi ho portato anche questo, che non ho mai ordinato, ma quando ho fatto un ordine su Shein me l'hanno spedito. Infatti potremmo anche usarlo, chissà se è completamente waterproof o no, non mi fido mai. E questi sono i costumi. In realtà c'è questo, poi l'ho preso uguale anche fucsia. E poi molto carino questo glitterato. Poi ho preso questo, è l'unico costume intero che ho portato, questo nero. E poi quest'altro bikini rosso. Sono quasi tutti di Calzedonia in realtà, tranne questo che l'ho preso su ASOS. E poi qui che cosa c'è? Ah, c'è il phon, che credo di aver messo da un'altra parte, non so dove. E qua sotto, vabbè, avevo portato la ciabatta, ma ci sono un sacco di adattatori, quindi non mi è servita. Qui poi finisce questo piccolo corridoio ed entriamo nella stanza vera e propria. Qui sulla sinistra c'è l'angolo tipo mini bar, molto carino qui perché hanno questo brucia essenze con il logo del resort, questi incensi, quindi c'è sempre un buonissimo profumo di menta nella stanza. Qui ci sono varie cosine del mini bar, tutte con il logo del resort, che non ve l'ho ancora detto, ma si chiama appunto Angsana Ihuru, molto difficile da pronunciare, e noterete che qui un po' tutto ha questo logo. Stessa cosa per l'acqua. Poi qui ci sono, vabbè, tè, caffè, solite cose che troviamo negli hotel, nei resort. Questa invece è l'unica borsa che ho portato, che naturalmente è quella con la sabbia, che ricorda molto in realtà la sabbia bianca delle Maldive. Qua sotto non ho nemmeno controllato. Ah, qui c'è la... insomma, varie cosine per il tè, per il caffè, bicchieri. E qui c'è il mini bar. Poi, allora... dietro di me, da questa parte, c'è il letto. Qui ci sono delle candeline. E qui c'è la sveglia. Qui sono le 10.42, ma in Italia siete tre ore indietro. Quindi in Italia sono le 7.42 di mattina. E il letto. E poi qui c'è la TV, che praticamente non abbiamo neanche acceso, giustamente. E poi qui, di là, siamo arrivati, lì c'è la porta d'entrata, bagno, armadi, piccolo corridoio, sopra c'è l'aria condizionata,
E appunto questa è la stanza e poi qui usciamo dalla zona stanza e c'è una specie di zona tipo portico, non saprei come chiamarla. Qui c'è uno specchio con il tavolino, queste sono le cosine che ci sono rimaste dalla colazione. Abbiamo fatto la colazione sulla spiaggia oggi, è stato bellissimo. E dall'altra parte invece c'è il divanetto con questo quadro con le conchiglie. Qui c'è il mio computer, infatti tra poco mi metterò al montaggio di questo video. E poi qui ci sono le due porte per uscire ed andare sulla spiaggia. Togliamo l'infradito. Voilà. E andiamo, tarà, caldissimo appena esci. Qui c'è un tavolino, pezzetto di pane che ho rubato ieri dal ristorante per darlo agli animaletti, perché ci sono degli uccellini carinissimi. E cellulare, vabbè, qui c'è questo, zona relax con l'ombrellone. E poi qui le nostre cose da snorkeling. E poi qui di là si torna all'entrata da dove siamo arrivati. E palme, guardate che meraviglia. Amo il fatto che ci sia questa altalena. E poi qui c'è questo divanetto gigantesco. Ieri ci ho fatto un pisolino. E qua arriviamo. Ci sono le sedie a sdraio, asciugamani. E qui arriviamo, ragazzi, alla spiaggia! Che meraviglia! Wow, il sole è accecante, ragazzi, è letteralmente accecante. Forse così abbasso un po' la luminosità, riuscite a vedere meglio il mare. Prima, quando facevamo colazione, è passato uno squaletto. Eccolo! L'acqua è calda, ma non troppo, è veramente perfetta. E le spiagge qui sono infinite. E questa dietro di noi è la nostra isola. Che meraviglia! Lo so che sto ripetendo che meraviglia 500 volte, ma ragazzi, è veramente, veramente un paradiso qui. Quindi rientriamo, eccoci qua, e da questa prospettiva, oh, c'è un ragazzo che sta salendo sull'albero. Oh mio Dio, ci posso credere? Sa cosa sta facendo? Sono le noci di cocco là sopra. Ah no, sta togliendo le foglie secche delle palme. Wow, però è altissimo, non so se riuscite a capire quanto sia alto, ma è molto alto. E questo è un'altra prospettiva. Come sapete, mi piace farvi vedere come faccio i vari tour sempre da un'altra prospettiva. E questa è la nostra casetta. Taran, 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 taran. E qui, vabbè, qui c'è l'acqua per pulirsi i piedi dalla sabbia. Questo mi sa che è tutto per il room tour, villa tour dalle Maldive, ragazzi. Io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo, spero domani di riuscire a caricare un nuovo video. Tra l'altro spero di riuscire a caricare questo video oggi, perché non so com'è il wifi qui. Devo prima provare a caricare un video per capire com'è. Quindi, bacio grande, ciao!